Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video macabro. Non ne pubblicavo già da un po' di tempo e ho deciso di riprendere con questo tipo di video e volevo parlarvi del demone in scatola, la Dybbuk Box. A me ha incuriosito tantissimo questa storia perché ho visto dei video su YouTube di persone che fanno dei veri e propri unboxing di queste scatole, quindi loro si comprano una scatola che dovrebbe contenere un demone, arrivano sul canale e fanno l'unboxing. Quindi ragazzi, noi facciamo l'unboxing della Degustabox, dei prodotti di make-up, di abbigliamento, no, loro fanno quella, come dire, le unboxing, quelle che fanno venire i brividi perché aprono le scatole con i demoni dentro. Ovviamente non è una critica, per carità, ognuno sul suo canale fa quello che vuole, io l'ho sempre detto e lo dirò sempre. Però devo ammettere che sono rimasta molto incuriosita da questa cosa, quindi ho cominciato a raccogliere delle informazioni e ho scoperto che effettivamente questo è un articolo molto venduto su eBay. Però andiamo con ordine, perché io vi volevo raccontare la storia di questo Dybbuk Box. Intanto a questa storia è stato ispirato il film The Possession, però a noi del film interessa poco perché a noi interessa la storia vera. Tutto comincia quando Avela fugge in Spagna. Quando arriva lì compra un mobiletto per vini, lo porta con sé in America dove si trasferisce molti anni dopo. Arriva nella nuova casa, lo posiziona e comunica ai suoi parenti che nessuno deve toccare e aprire quel mobiletto. E una volta che lei sarà morta, quel mobiletto deve essere seppellito insieme a lei. Questo ha sempre lasciato un po' di mistero dietro a questa storia, ma nel momento in cui lei è morta, ed è morta a 103 anni, quindi tantissimi anni dopo, i parenti non hanno potuto seppellire il mobiletto con lei perché non gli è stato consentito. Allora cosa hanno fatto? Hanno deciso di venderlo su eBay. Questo mobiletto è stato messo su eBay, è stata, diciamo, associata anche la storia di questa Avela, di questa proprietaria, è stato spiegato quanto lei fosse legata a questo mobiletto. E diciamo che l'asta se l'è aggiudicata un certo Kevin Mannin, che era il proprietario di una piccola azienda che si occupava di restaurare mobili. Lui acquista questo mobiletto, lo restaura e poi decide di regalarlo alla madre per il suo compleanno. E qui cominciano i guai. Intanto perché nel momento in cui questo mobiletto rimane depositato nel magazzino dell'azienda, cominciano a saltare le luci. Questa è sicuramente una cosa particolare alla quale però non danno peso, perché ovviamente non associano il salto delle luci al mobiletto. Poi però, più avanti nel tempo, succede che la madre, di Kevin, quella che aveva ricevuto in regalo il mobiletto, ha un ictus. Un ictus purtroppo molto invalidante perché le fa perdere molte delle sue funzioni. Addirittura le fa perdere la capacità di comunicare con la parola e può soltanto indicare delle lettere con gli occhi. Quindi lei spostando gli occhi può indicare delle lettere e comunicare in quel modo. E quello che lei dice è odio regalo. Kevin rimane veramente molto colpito dalla frase della madre e decide che vuole saperne di più. Fa delle ricerche e scopre che secondo una tradizione ebraica, questo poteva essere un Dybbuk, quindi praticamente un demone, un'anima dannata, uno spirito malvagio che aveva la capacità di incollarsi letteralmente all'anima di una persona, quindi praticamente entrava in possesso di una persona, si attaccava alla sua anima e di solito aveva la meglio. Quindi, praticamente uno spirito maligno che si attaccava sia alle persone che agli oggetti. Diciamo che le prede preferite di queste anime dannate sono le anime fragili, quindi coloro che sono molto fragili o che hanno già avuto in passato dei contatti con l'aldilà o che magari si sono messi a giocare con l'aldilà. Per questo che io dico sempre che non bisogna mai giocare con gli spiriti e con queste cose. Ma chiudo parentesi e torniamo alla storia.
Quindi, in altre parole, si tratterebbe di un demone che non è riuscito a passare oltre, che dopo la sua morte non è riuscito comunque ad entrare nel regno dei morti, che non è riuscito a purificarsi e quindi rimane dannato, vaga sulla terra finché non trova un'anima di cui impossessarsi. Quindi Kevin, dopo aver scoperto tutte queste cose, decide di liberarsi del mobiletto e lo mette di nuovo in vendita su eBay. Fa una descrizione molto accurata, racconta proprio la storia del mobiletto, dice la verità riguardo al demone e riesce a venderla ad una persona che la acquista e poi sparisce nel nulla. Quindi non si è più saputo nulla né dell'acquirente né del mobiletto. Quello che però a me colpisce è che ci siano su eBay annunci che vendono appunto di book box, quindi questi demoni in scatola. E i prezzi non sono neanche tanto bassi, perché io sono andata a vedere e vendono queste cose per 60 euro, 100 euro, a volte anche 200 euro, quindi sono veramente delle cose particolari. Quando io ho visto questi annunci sono rimasta abbastanza colpita, perché ho visto che c'erano questi prezzi alti e c'erano anche tante offerte. Quindi se siete curiosi basta andare su eBay, mettere di book box e vi verrà fuori tutto quello che vi sto dicendo. Ma che cosa conteneva il mobiletto originale, quello di Avela? Vediamolo insieme. All'interno del mobiletto erano contenuti due penny del 1920, una ciocca di capelli biondi legati con uno spago, una coppa d'oro, una ciocca di capelli marroni legati ad una tavoletta nera, una statuetta intagliata con incisa la parola Shalom, un bocciolo essiccato di rosa, un candeliere con la parte inferiore a forma di tentacoli di polpo e sul retro parole in ebraico che non sono mai state decifrate. Questo è il contenuto originale del mobiletto. Ora, io ragazzi, sapete che ho sempre molto spirito critico quando faccio questi video e quando vi racconto queste cose. Io non so assolutamente se tutto questo sia vero o se non sia vero. L'unica cosa vera, oggettiva, è che effettivamente ci sono persone che su eBay prendono delle scatole e le mettono in vendita dicendo che sono delle scatole contenenti dei demoni, degli spiriti maligni. E io ignoro assolutamente il motivo per cui qualcuno dovrebbe acquistarle, però ci sono persone che le acquistano. Se voi andate su YouTube trovate delle persone che l'hanno comprata e che l'hanno aperta, che hanno fatto un video in cui aprono questa scatola. Ci sono anche dei canali italiani che l'hanno fatto, quindi qualcuno lo fa e è incuriosito probabilmente da questo aspetto, da questa cosa. Io non la compro, quindi vi dico subito che l'unboxing della scatola con il diavolo dentro sul mio canale non la vedrete perché io non ci gioco con queste cose, perché mi spaventano, perché credo comunque che non si debba mai giocare con questi aspetti, non si debba mai andare a giocare con l'aldilà, con gli spiriti, credo che sia meglio lasciarli dove sono. E quindi non è un video che vedrete qua. Però se siete comunque curiosi di vedere qualcosa del genere su YouTube trovate veramente tanto materiale. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Io sono rimasta abbastanza colpita, abbastanza allibita da questa cosa. Scrivetemi sotto la vostra opinione perché sono curiosa. Mettete un like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io vi mando un bacio enorme.